Siamo in albergo, proprio domenica cambieremo albergo e c'è speranza per un futuro migliore, speriamo anche per i nostri bambini. Diciamo che siamo fiduciosi, poi si vedrà quel che succederà. Nicola Di Lorio, lei è un sopravvissuto un anno fa la tragedia. Qual è il disagio che state vivendo, ma soprattutto come si può superare quello che è accaduto? Bisogna guardare avanti, io penso che dopo quello che è successo l'anno scorso dobbiamo farci forza tutti per andare avanti e andare avanti, ma più per i ragazzi, per i nostri figli. Quello che è successo l'anno scorso è una cosa indimenticabile, l'abbiamo visto sulla nostra pelle, la stiamo ancora vivendo, abbiamo il disagio che stiamo vivendo, però ripeto, il nostro disagio non è paragonabile al disagio che stanno praticamente subendo i familiari delle vittime in riferimento alla perdita dei loro cari. Quindi noi dobbiamo pensare, guardando loro, dobbiamo farci forza noi andare avanti, incoraggiare anche loro ad andare avanti anche se è difficile. Lei era un loro vicino di casa, vi conoscevate tutti? Sì. Ci vuole ricordare quella tragica notte? Quella tragica notte, già detto in passato, era stato il compleanno di mio figlio, quindi eravamo rincasati a mezzanotte e era incominciato a piovere da poco. Poi dopo 10 minuti eravamo a casa, è incominciato una pioggia incessante per circa 5 ore fino a quando non è venuta giù la prima frana. Fortunatamente ci siamo salvi tutti, erano venuti a dormire anche i cuginetti di mio figlio quella sera, però voglio dire, la paura resta, specialmente nei più giovani, perché è stata una cosa, diciamo, una cosa tremenda. Nessuno si aspettava che potesse venire giù la montagna, specialmente in due fasi, come ben sai, perché le frane sono state due. Che ti devo dire, Ida, è una cosa indescrivibile, perché io la seconda l'ho vista in diretta e dico forse fortunatamente che la seconda non è stata la prima, perché poteva fare più danni, sia il numero di vittime sia il numero di danni materiali e robe varie. Sì, siamo fortunati, come ti ho detto, non so che dire più, dobbiamo andare avanti, dobbiamo reagire, stanno facendo i lavori, speriamo che al più presto finiscano, nel senso che vengano almeno messi in sicurezza, non dico metti perché è difficile mettere in sicurezza tutta la montagna, però una porzione di messa in sicurezza, una parvenza, in modo che non so se riusciremo a rientrare nelle nostre case, ma anche per stare più tranquilli in futuro, per i nostri figli, diciamo, per i bambini, tutti i bambini di casa Micio, dai. Sono morte 12 persone, lei abitava al Celario ed è sfollato con tutta la sua famiglia. Oggi dove alloggia? Noi siamo stati prima al Michelangelo, devo ringraziare tutti gli altri che siamo stati, che sono messi a disposizione, specialmente gli staff, i camerieri, i cuochi, tutti, ti voglio ringraziare. Siamo stati prima al Michelangelo, è stata una cosa importante essere stati al Michelangelo, perché la struttura lì era proprio adibita, fatta in modo che i bambini potessero distrarsi da questa tragedia, con il campo di calcetto, Michiland e robe varie. Infatti la sera una ventina di loro si rivivano e riuscivano a distrarsi da questa situazione. Poi, come già ci aveva detto il proprietario, onestamente dovevamo cambiare albergo, siamo stati a Bagatelle una settimana e poi siamo stati al Parco dei Principi, che domenica purtroppo lasceremo perché non ci può sopportare, nel senso che siamo in pochi e quindi non riesce praticamente a trovare una quadra e a livello economico tutto sarà per quale. Voglio ringraziare Jacopo Domenico e fratello e anche lo staff del Parco dei Principi, dovevo andare al Cigarmela. Quali sono le prospettive? Domenica sarà un anno della frana, quali le prospettive? Lei tornerebbe a vivere? Io, come già detto, io sono nato qui e voglio morire qui, però non posso obbligare mia moglie e i miei figli a seguirmi, quindi io ci ritornerei subito, perché le case, come tu ben sai, sono intatte, non è che una casa danneggiata in seguito al terremoto, allora non posso rientrarci. La speranza è quella di rientrare io personalmente, poi vediamo per bene tutto quello che verrà, dai.